Ciao a tutti e bentornati sul canale. Quest'oggi prepariamo insieme delle cose molto gustose e davvero facili da preparare. Vi farò vedere come fare dei ravioli con della pasta fresca senza uova e un ripieno con spinaci e crema di anacardi. La crema di anacardi di cui vi parlerò è una crema che può andare in sostituzione della panna vegetale. Tipo vi faccio vedere anche come fare il New York cheesecake però al microonde e un pesto delizioso. Insomma, iniziamo subito dalla colazione. Oggi ho deciso di mangiare questi biscotti di cui già vi ho fatto la ricetta e sono dei biscotti integrali con avena e riso soffiato. Questi che vedete però sono con gocce di cioccolato. Comunque se volete la ricetta ve la lascio qui cliccando dalla parte destra. Come potete vedere c'è una i, cliccate lì e vi rimanderà direttamente alla ricetta in questione. Sono davvero buonissimi, li faccio spesso e per colazione o per merenda sono davvero ottimi. Poi hanno poco zucchero. Mentre per quanto riguarda il pranzo ho deciso di invertire, questa volta ho fatto degli involtini di vitello con speck e salvia cotti in padella con un po' di olio, cipolla, carote, pomodorini e un po' di salvia per dargli giusto il sapore e creare quel sughetto, e ho messo gli involtini in padella, poi ho sfumato con un po' di vino bianco e li ho mangiati con dell'insalata. Ho preferito pranzare in questo modo perché poi per cena preparerò dei ravioli. Quindi ho invertito. Per quanto riguarda lo snack, come vi dicevo, ho preparato il New York cheesecake, però al microonde, quindi pronto in un minuto. Tritate 4 biscotti, ci mettete dentro un cucchiaio e mezzo di burro fuso, potete anche metterci l'olio, se volete, non è essenziale metterci il burro. Tritate, poi prendete un bicchiere, mettete la base di biscotti e creiamo la nostra crema che classica appunto del New York cheesecake, prevede la Philadelphia, quindi il formaggio spalmabile, circa 2 cucchiai, un cucchiaio di yogurt, io utilizzo quello greco ma potete utilizzare lo yogurt bianco normale, poi ci andiamo a mettere un cucchiaio e mezzo di zucchero a velo e un bianco di uovo, potete anche metterlo intero, non è necessario. Io l'ho voluto rendere un po' più leggero. Mescolate bene, poi mettete la crema sul bicchierino dove c'erano i biscotti e mettetelo nel microonde alla massima potenza per circa un minuto barra un minuto e mezzo. Deve praticamente alzarsi quella cremina a fare delle bolle. Quando vedete fare così potete toglierlo e il vostro cheesecake è pronto. Metteteci sopra la marmellata che volete, frutti di bosco, ciliegia, quello che più preferite. Di solito si mette quella ai frutti di bosco. Lo fate raffreddare per bene, quindi potete anche metterlo nel frigo per farlo raffreddare e quando sarà completamente freddo sarà pronto per essere mangiato. È l'alternativa perfetta per creare il vero e proprio New York cheesecake in un solo minuto. Arriviamo alla cena. Adesso il processo sarà un po' lungo perché ci sono varie preparazioni, ecco perché ho deciso di mangiare la pasta per cena. Ho preparato questi ravioli con pasta fresca preparata in casa senza uova, con un ripieno di spinaci e crema di anacardi e del pesto a basilico, senza ovviamente parmigiano, quindi è vegan. Partiamo prima di tutto dalla preparazione di questa crema agli anacardi. Io utilizzo il Bimby perché trita bene, ma potete utilizzare un semplice tritatutto. Mettete gli anacardi all'interno del tritatutto, li fate tritare, devono essere proprio diventati polvere, poi ci mettete l'acqua e l'olio di semi. Io sto utilizzando l'olio di semi di soia, potete utilizzare l'olio di semi di girasole per esempio, che ha comunque un gusto molto leggero. Tritate e mettete anche un po' di sale e la vostra crema panna vegetale è pronta. Io la conservo o in frigo in un barattolo, oppure se volete potete anche congelarla nei cubetti di ghiaccio e utilizzarla quando più preferite, come in questo caso. Per quanto riguarda il ripieno dei miei ravioli, io ho tritato finemente gli spinaci insieme alla cipolla e ho messo l'olio in padella, ho fatto soffriggere la cipolla, poi ci ho messo gli spinaci e li ho fatti cuocere per un paio di minuti, dopodiché ci ho messo il sale, il pepe e 2 cubetti di questa panna vegetale.
L'ho fatta cuocere per qualche minuto, dopodiché ho lasciato raffreddare. Nel frattempo ho preparato la pasta con questi ingredienti. Ho messo tutti gli ingredienti all'interno di una ciotola e ho iniziato ad impastare. Come potete vedere, gli ingredienti sono veramente pochi e semplici, ed è anche molto facile da impastare questo impasto. Aggiungete farina se necessario, se sentite che l'impasto è un po' appiccicoso, e aggiungendo farina non avete alcun problema. Quando l'impasto sarà bello asciutto, sarà pronto. Lo lasciate riposare qualche minuto, dopodiché si potrà tranquillamente stendere. Lo stendo prima un po' col mattarello, poi andrò a passare nella macchina della pasta, perché è necessario farli molto molto sottili. Arrivo fino a 5 col tirapasta. Poi regolatevi voi se li volete più sottili o un po' più doppi. Diciamo che 5 è secondo me un giusto spessore. Vado a creare le formine e li vado a riempire appunto con il preparato agli spinaci. Sovrappongo l'altra parte di pasta e chiudo con una forchetta. E li lascio riposare un pochettino. Nel frattempo preparo il mio pesto al basilico. Metto il basilico all'interno di un tritatutto. Ho lavato le foglie e le ho lasciate asciugare all'aria. E poi ci vado a mettere i pinoli. Potete anche mettere di anacardi al posto dei pinoli. E l'olio. Un po' di sale, se volete anche un po' di pepe. A questo punto potete anche aggiungere l'aglio se vi piace. A noi non piace, quindi non lo mettiamo. Essendo vegano, questo pesto non metto neanche il parmigiano, ma in caso potreste anche metterlo. E io aggiungo anche un cucchiaino di succo di limone, che non fa annerire il basilico. Quindi trito il tutto e poi vado a preparare i miei ravioli. Io i ravioli ne preparo di più e una parte li congelo, quindi potete anche congelarli. Quando saliranno sopra, saranno ovviamente pronti, vado a condirli col pesto di basilico appena fatto e niente, la mia cena è pronta. Ragazze, dovete assolutamente provarlo. La consistenza della pasta è perfetta anche senza uova, non è assolutamente molla. Delle volte ho fatto della pasta fresca senza uova che era troppo molla, cioè si ammollava nell'acqua ed era pessima. Questa invece dovete assolutamente provarla. Allora ragazze, se il video vi è piaciuto come sempre lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere se fate le mie ricette. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!